Assolutamente ragione, onorevole. Grazie, commissario. Prego, onorevole Bonafè, a lei la parola. Sì, grazie Presidente, ma mi faccia innanzitutto ringraziare il commissario per le parole di attenzione a questo tema che ha pronunciato oggi, ma devo dire che ha pronunciato anche nei mesi scorsi e fin dal suo mandato. E un grazie anche ai colleghi che sono intervenuti, non solo per il lavoro fatto in questi mesi, ma anche perché insomma, le loro parole oggi testimoniano un sostegno, mi pare di poter dire, pressoché unanime o comunque molto ampio alla proposta di cui stiamo discutendo. Perché non è sfuggito a nessuno che l'acqua è un bene prezioso, anzi preziosissimo, e noi non possiamo permetterci di sprecarne nemmeno un metro cubo. Bene quindi l'estensione dei principi dell'economia circolare su cui noi abbiamo basato il modello di sviluppo in Europa anche alla risorsa idrica. E voglio ricordare che i principi dell'economia circolare stabiliscono prima di tutto che ci debba essere risparmio nell'utilizzo della risorsa idrica, ma poi anche il riutilizzo. Riutilizzo in agricoltura, riutilizzo per usi civili, penso alla pulizia delle strade, ma riutilizzo anche per usi industriali. Certo, tenendo conto e tenendo ben presente il rispetto dei criteri per la salute umana. Quindi abbiamo davanti il fenomeno del cambiamento climatico che, se non agiremo in fretta e con determinazione, ci porrà grandi problemi e serie difficoltà anche per il nostro sistema economico. Quindi avanti con l'uso efficiente della risorsa idrica, con norme chiare come quelle che vogliamo approvare il prima possibile, ma anche con investimenti nel settore, perché l'uso efficiente dell'acqua ha bisogno anche di investimenti importanti. Grazie. Merci beaucoup. La ringrazio, onorevole. Bene, la discussione si è conclusa, la votazione avverrà quest'oggi. Tra 13 minuti, piccola pausa sino a quel momento, dunque sospensione della seduta. Grazie.